partitare. Ok. Buonasera a tutti. Voglio ringraziarvi di essere qua. Voglio mandarvi i saluti dal pastore Maurizio, dalla pastora Zina, e loro si trovano a Palermo in questo momento. E loro saranno con noi domenica, sia al Gospel Center che anche alla Città Fiera. Quindi questa sera per me è un grande onore, un privilegio essere qua. Voglio ringraziare Dio per l'opportunità che mi ha dato questa sera di condividervi una breve parola molto importante che lo Spirito Santo ha messo nella mia vita per ognuno di voi. E vi voglio ringraziare per la vostra presenza, ma voglio ringraziare Dio perché mi ha portato qua a condividervi questa parola. E questa sera... E questa sera, prima di iniziare, vi chiedo di chiudere gli occhi, preghiamo e ringraziamo il Signore. Padre, grazie per questa tua parola, Signore, che tu hai messo nella mia vita, Signore, per condividere a questo popolo meraviglioso. Noi ti ringraziamo, Spirito Santo, ed è un grande onore, un grande privilegio questa sera dirti che ti amiamo e vogliamo ancora conoscerti di più attraverso la tua parola, Signore. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. E il titolo di questa serata è particolare. Parla di un'amicizia che noi abbiamo. Il titolo di questa sera è: sai qual è il tuo miglior amico? E questa sera non parliamo di un amico finto, un amico che noi abbiamo... Vai, vai! Che noi ci siamo inventati. Ma la parola di Dio ci insegna che Gesù ha mandato qui sulla terra lo Spirito Santo. E Lui è il nostro migliore amico. E prima di iniziare ad andare in profondità sul messaggio, volevo condividervi con voi una storia che un pastore racconta spesso, che ho preso da un libro, e dice così: lo Spirito Santo è come un ospite che arriva a casa nostra e si siede nel nostro salone di casa. E mentre noi siamo in cucina, che prepariamo qualcosa da mangiare, il nostro ospite si mette tranquillamente seduto nel salone di casa. E lui aspetta che noi andiamo a parlargli. Aspetta che noi andiamo nell'altra stanza e dice così: andiamo da lui a parlargli, a dirgli qualcosa. E lui non entra di scatto nella nostra cucina e ci dice: ti stavo aspettando. Anzi, lui aspetta delle ore finché noi non ci sediamo con lui e parliamo con lui. E questa storia mi ha scioccato, perché tante volte la nostra vita è piena di impegni, è piena di situazioni varie, non mettiamo le giuste priorità nella nostra vita. E la parola di Dio ci insegna che lo Spirito Santo è con noi sempre, in ogni momento e situazione. Lui è un gentiluomo completo e non si impone su nessuno di noi con la sua forza, però sta sempre molto vicino a noi e non ci lascia mai. E la cosa bella è che lui non ci lascia mai neanche di notte. Noi quando dormiamo, quando noi non, diciamo, non capiamo nulla perché stiamo riposando e stiamo dormendo, lo Spirito Santo è lì accanto a noi, accanto al nostro letto, e lui intercede per noi, prega per la nostra vita e non vede l'ora di parlare con noi. È una cosa un po' strana. Uno dice: ma non si stufa? No, lo Spirito Santo non si stufferà mai, perché lui è la promessa che il Padre ha stabilito per noi. E Gesù, in un episodio, in Giovanni 15, al versetto 26-27, dice: ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che precede dal Padre, egli testimonierà di me,
e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. E a volte noi, quando parliamo di Dio alle persone, stiamo tante ore a parlare con le persone e tante volte cerchiamo anche di convincere le persone, tante volte sforziamo e vediamo che non ci sono tanti risultati quando affrontiamo un'evangelizzazione, quando parliamo o condividiamo quello che Gesù ha fatto nella nostra vita su quella persona. E il problema sta perché tante volte non riusciamo ad ascoltare i suoi consigli, non riusciamo a sentire realmente qual è il bisogno vero e proprio di quella persona. Ma un'altra parola dice in Atti 1:8, la Bibbia dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e in Samaria, fino all'estremità della terra. E io ho fatto una parentesi e ho detto: quindi a Tolmezzo, in tutto il Friuli, fino in tutta Italia e fino all'estremità della terra, noi predicheremo il Vangelo con potenza, con la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito Santo, e Lui sarà la nostra guida. Lo Spirito Santo ci aiuterà a parlare usando la sua potenza per il Vangelo, mentre noi parleremo dell'amore di Gesù. Ma abbiamo bisogno di avere un'intimità e un rapporto intimo con Lui. Abbiamo bisogno di conoscerlo. Quando noi conosciamo una persona, spendiamo del tempo con quella persona, ci svegliamo e pensiamo magari a quella persona. Tante volte quando conosci, da parte mia, quando io conosco la mia ragazza, sto del tempo con lei, spendo delle ore, cerco di capire qual è il suo carattere, cerco di capire le cose nascoste, le cose belle, le cose brutte, cerco di capire se quella persona mi piace o non mi piace. E una delle cose che possiamo fare è investigare le scritture, che parla tanto dello Spirito Santo, delle sue caratteristiche e di quello che Lui ha stabilito nella nostra vita. Ma anche stare con Lui nella cameretta. Dio insegna che quando noi staremo con Lui nell'intimità, Lui si manifesterà e Lui ci farà conoscere il suo amore, ci farà conoscere cose che sono nascoste, cose che nessuno conosce, cose che nessuno sa di Lui. Lui sarà una guida per noi. Lo Spirito Santo vuole ungerci con la sua potenza per darti una vita vittoriosa anche nelle tentazioni. Stando con Lui noi riusciamo ad avere la giusta unzione per combattere una tentazione, per combattere un problema, un ostacolo che c'è nella nostra vita. Se noi non cresciamo in qualcosa è perché noi non stiamo con lo Spirito Santo. Se noi non riusciamo a lasciare un determinato peccato è perché noi non stiamo realmente con lo Spirito Santo, abbiamo smesso di cercare quell'intimità. E non è solo andare a Dio, pregare, dirgli: Signore, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno dell'altro, ma è dialogare con lo Spirito Santo e parlare con Lui, dirgli, raccontare anche una delle cose che mi piaceva mentre leggevo sempre questo libro. E l'autore scriveva: racconta allo Spirito Santo le tue debolezze, racconta allo Spirito Santo quello che Lui sta facendo, come tu vivi la debolezza e perché lo fai, dai un motivo all'errore o alla situazione che stai vivendo. E questa situazione
ci porta a maturare di più, a vivere un dialogo con lui, è più un dialogo verso un'altra persona che una semplice preghiera che possiamo dire. È qualcosa di profondo, di interessante. E quando noi iniziamo, tante volte diciamo: chissà se lui è qui, chissà se realmente mi sta ascoltando. E una delle cose che lui inizia a mettere nella nostra vita è la sua pace, è la sua tranquillità, è la sua gioia, la sua presenza. Noi possiamo sentirlo fisicamente, perché lui si fa sentire. È vero, non lo possiamo vedere, ma la Bibbia dice che lui è come il vento che soffia. Tu ne odi il suono, ma non sai né da dove va né da dove viene. Il vento fisicamente noi non riusciamo a vederlo, ma lo sentiamo. E così è lo Spirito Santo. Lui si fa sentire nella nostra vita perché ci ama. Lui è quella promessa che il Padre ha stabilito per noi, affinché noi possiamo avere una vita benedetta di grande livello. Lui ci consiglierà in ogni scelta o decisione che possiamo prendere o fare, se noi giustamente gli diamo il consenso. Dipende dalle decisioni, da quando ci apriamo con una persona, riusciamo a essere influenzati da quella persona. Lo Spirito Santo vorrebbe consigliarci e dare la giusta risposta ai nostri bisogni, alla nostra, al nostro modo di vivere, al nostro modo di ragionare, o anche, che ne so, dobbiamo acquistare qualcosa, mi devo comprare le scarpe. È anche bello chiedere allo Spirito Santo: amico mio, Spirito Santo, tu cosa ne pensi se io mi compro questo paio di scarpe? Lui ti farà ragionare su quello che, sulla scelta che vuoi fare. Magari ti dirà: sai, hai un altro paio a casa simile o uguale, non serve che questo mese ti compri questo paio di scarpe. Magari ti consiglierà qualche altra cosa. Lui è così. Se noi diamo spazio a lui, lui si manifesterà in maniera potente. Una delle cose che a me sciocca tantissimo è che quando noi affrontiamo il discorso di Gesù su una persona, tante volte ci arrampichiamo con gli specchi e non riusciamo tante volte a, diciamo, vincere quella persona per Gesù. E ci affatichiamo così tanto che non riusciamo a portare dei nostri risultati per fargli capire quell'amore. E tante volte gli diciamo così alle persone: ok, va bene, io vado in chiesa al Gospel Center, ti consiglio di venire con me, ti aspetto. E facciamo questo errore, quando magari se noi avessimo avuto quell'intimità verso lo Spirito Santo, lo Spirito Santo in quel momento ci può dire: parlagli di questo, soffermati se è un problema sentimentale, se è un problema di famiglia, se è un problema di lavoro. Lui ti darà i giusti dettagli per come parlare a una persona. Lui, se noi gli diamo il giusto spazio, il giusto valore, il giusto tempo, lui cambierà e stravolgerà la nostra vita, perché lui ci ama. Lui è quella promessa che Gesù ha stabilito per ognuno di noi. E tante volte purtroppo in varie occasioni ci dimentichiamo di lui. Pensiamo che lui è un oggetto. Lui non è un oggetto. Lui è una persona, ha dei sentimenti e si prende cura di noi in ogni circostanza e situazione. Lui ci ama così tanto che rimane con noi anche quando noi sbagliamo. È vero, quando noi sbagliamo non sentiamo più la sua presenza, ma lui è sempre lì, pronto a tirarci su, pronto a darci una mano, pronto a cambiare la nostra vita, pronto a darci una soluzione, pronto a dirci qual è il come uscire da una situazione.
In Matteo 7,7 dice: chiedetemi e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Lo Spirito Santo è pronto ad aprire la porta della sua vita, è pronto a stare con te delle ore, è quella persona pronta ad ascoltarti quando tu hai un bisogno estremo. Lui è l'unica persona che ti può capire quando vivi una situazione strana, contorta nella tua vita. Lui è quella persona che ti può dare la giusta risposta al momento giusto. Lui è quella persona che riempie quello spazio che attraverso Gesù cambia la tua vita. E attraverso di Lui noi possiamo cambiare la vita di tante altre persone. Attraverso di Lui noi possiamo parlare alle persone in maniera giusta, nel giusto modo, nella giusta situazione, nel giusto bisogno che quella persona ha di bisogno. Lo Spirito Santo è pronto ad aiutarci sempre, non ci dirà mai non ho tempo, non dirà mai non ho voglia, oppure mi stufa. Lui non userà mai questi argomenti con noi, Lui sarà pronto. E la cosa bella è che Lui dice: cercate e vi sarà dato. Scusate, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quando noi gli diciamo: Spirito Santo, ok, ho deciso di fare realmente sul serio con te, ho deciso di abbandonare ogni cosa, ogni situazione, ogni modo di fare sbagliato, ogni situazione che non mi fa crescere, Lui è pronto a dirti: ok, ci sono io qua, parliamo, dialoghiamo, discutiamo. Il suo amore è così grande che è, come diceva quel pastore, Lui si mette in quella sala e ci aspetta. Questo mi ha scioccato tantissimo, perché a volte siamo presi da tante situazioni, tante circostanze, lavoro, famiglia, servizio, e ci dimentichiamo della cosa più importante, che è quello e della nostra intimità che possiamo avere con Lui. E attraverso quell'intimità milioni di persone saranno trasformate, Amen. Milioni di persone saranno cambiate, milioni di persone riceveranno il giusto Vangelo, la giusta parola per quello che hanno di bisogno. Uno dice: ok, ma io non so da dove iniziare. Cosa possiamo fare? Una delle cose che possiamo fare è pensare se possiamo arrenderci completamente a Lui. Cioè, iniziare a ragionare: ok, io cosa posso lasciare? Cosa dovrò lasciare? Se devo avere una intimità reale con lo Spirito Santo. E ragionare in questo. Stabilire un tempo specifico. Dire: Spirito Santo, io non sono qua per farti una lista di una spesa. Ma dire: Spirito Santo, io sono qua per avere nel tempo stabilito con te, darti una primizia, darti un tempo specifico per ricevere qualcosa di specifico per te. E poi un'altra cosa che possiamo fare è allenare il nostro orecchio. Se noi alleniamo il nostro orecchio, noi inizieremo a sentire la sua voce. Uno può dire: ma tu credi nelle favole? No, la Bibbia dice che Lui si farà sentire, noi sentiremo la sua voce, Lui parlerà con la sua voce udibile, ma anche con la sua voce, parola di Dio. Il primo mezzo dove parla lo Spirito Santo è la parola, attraverso le autorità, attraverso le predicazioni, ma anche attraverso la sua voce udibile.
ed è qualcosa di dolce. Uno dice, ma come faccio io a riconoscerlo? Quando tu, quando lui ti parla, la sua voce è talmente familiare che tu te ne accorgi. È come quando tua mamma ti chiama. Tua mamma, se ti chiama, tu la riconosci anche se ci sono miliardi di persone, perché riconosci quel suono familiare. E così è con lo Spirito Santo. In qualsiasi circostanza, situazione o momento che tu ti trovi, lo Spirito Santo appena ti parla tu lo riconosci, perché lui è tanto familiare. È qualcosa che noi abbiamo già sentito, è qualcosa che noi riconosciamo che è lui che ci parla. E lo possiamo sentire con voce udibile, ma anche lui può parlare nel cuore, lui può parlare attraverso la sua parola, attraverso una predicazione. Ci sono vari modi che lui può parlare. E questa sera, adesso andiamo verso la conclusione, non credo che ci siano persone che sono qua per la prima volta, giusto? Ok. Però non so chi c'è online. Se tu che segui online stai pensando, come faccio io ad avere questa intimità con Dio? Come faccio io a pensare, come stabilire questa intimità? Come ho detto prima, la Bibbia dice cercami e mi farò trovare. Sarò pronto a darti qualcosa di nascosto, qualcosa che nessuno ha mai sentito, qualcosa che nessuno ha mai visto. Dio ha tanto amato te che ha donato Gesù Cristo per la tua vita. E noi quando riceviamo Gesù riceviamo anche la sua persona, riceviamo lo Spirito Santo. E questa sera voglio dirti una cosa. Se tu apri il tuo cuore a Dio, Lui aprirà il cielo per te, darà tutto per te, aprirà le porte del cielo, tutte le ricchezze della terra, lui è pronto anche a dartele. Perché pensa, Dio Padre, lui ha dato il suo unigenito figlio, l'unica persona che amava così tanto, l'ha donata per te, perché lui ti ama così tanto. E questa sera, mentre chiudiamo i nostri occhi, voglio invitarti a fare questa preghiera. Se questa è la prima volta che stai ascoltando un messaggio del genere, se vuoi conoscere questo Spirito Santo che Gesù ha mandato qui sulla terra per ognuno di noi, io voglio invitarti a fare questa preghiera con tutti noi. Noi vogliamo ripeterti questo: Padre, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù. Questa sera io arrendo la mia vita a te. E voglio conoscere, il tuo amore. Ti chiedo perdono per i miei peccati. E questa sera io mi arrendo a te. Io apro il mio cuore a te. E ti ricevo. Nel mio cuore, come mio Signore, personale e Salvatore. E questa sera io mi arrendo a te. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. E per le persone che sono qua, che non hanno mai avuto questa intimità, voglio chiederti questa sera, o se tu ci stai seguendo online, di aprire il tuo cuore allo Spirito Santo. Lui non è una forma astratta, lui è un gentiluomo, lui è una persona pronta a farti scoprire chi è realmente Gesù, a farti scoprire chi è realmente il Padre. Lui è una persona pronta a dirti le ricchezze del suo regno, come vivere qua sulla terra. Ti darà le giuste soluzioni per non vivere una vita di oppressione. E questa sera io ti invito a cercarlo. Chiedigli, Spirito Santo, questa sera io mi arrendo a te. Ti do ogni cosa. Mi arrendo a te.
e sono pronti a stabilire un'intimità con te. Voglio ringraziarti, Spirito Santo, perché tu sei stato in un angolo e mi hai ascoltato. Ti chiedo perdono se tante volte non ti ho parlato. Questa sera io voglio stabilire una nuova intimità con te. E ti ringrazio per la tua pazienza. Nel nome di Gesù. Padre, grazie, Signore, per questa parola. Noi ti ringraziamo questa sera. Ti dichiariamo, Spirito Santo, il nostro affetto per te. Ti amiamo, Gesù. Ti amiamo, Dio Padre. Ti amiamo, Spirito Santo. E io questa sera, Padre, voglio sigillare questa parola nella vita dei miei fratelli. E ti chiedo, Padre, che tu possa lavorare in ognuno di loro, affinché loro possano sperimentare il tuo nome. Spirito Santo, ti ringraziamo per questa giornata, nel nome di Gesù. Amen. Amen.